Benvenute nel mio makeuposo canale. Oggi vi voglio parlare di alcuni prodotti che mi ha inviato la Beauty UK qualche tempo fa. C'è stato un po' di sguido all'inizio, mi avevano mandato un ombretto di questa collezione qua, che sono i nuovi ombretti Trio, solo che me li hanno mandati due, tutti e due rotti, e quindi alla fine hanno optato per mandarmi una palette, che è questa, che è il numero 06. Allora, io ho provato anche l'ombretto, quindi vi parlo prima di questo. Allora, è questa tipologia di ombretti cotti, però a trio. Sono i Beauty UK Highs, la mia è la colorazione Heart, la 2 Terra. Sotto ci sono questi applicatori qua, che sarebbe un pennello, ma come pennello fa veramente schifo ed è troppo grande. È orribile, io consiglio alla Beauty UK di non metterli neanche, perché sono orribili. E poi, allora, il prodotto in sé, il packaging è molto carino, molto essenziale, molto anche professionale se la vogliamo vedere, a parte per il pennellino qua sotto che è veramente orribile. Il prodotto, com'è il prodotto? Il prodotto è veramente fantastico, voi lo vedete, ecco, mi sono sporcata, questo comunque è il grigio, ma ve lo farò vedere dopo che me li sono sbocciati sulla mano. Il prodotto è veramente pigmentato, non state a vedere che io adesso ce l'ho così lineare, in realtà è a cupolina. Vi faccio vedere anche il secondo, mi avevano mandato, ma non lo inclino troppo perché è tutto rotto. Vedete, si muove pure lo specchio, è a cupola. E quindi l'altro l'ho tenuto e il resto l'ho buttato via perché sinceramente era tutto rotto, non potevo neanche riutilizzarlo. E poi mi era anche caduto per terra, quindi vabbè. Il prodotto è veramente ottimo, innanzitutto è ultra pigmentato, facile sfumabilità, vedete questi tre, ultra sfumabilità, sì, io li ho applicati come ombretti. Per fissare la matita all'interno e all'esterno dell'occhio, e il bianco anche come illuminante. Sono dei ombretti veramente fantastici, sono perlati, come vedete molto luminosi, molto belli, veramente molto belli, me ne sono innamorata. Appena potrò prenderò anche le altre colorazioni, se non sbaglio le ho viste sul sito della My Body Soul, ma non ne sono sicura, ma sicuramente poi ve lo dirò, perché farò poi un post sul blog, appena potrò vi metterò qua il link comunque qui sotto, di questi ombretti. Prenderò sicuramente le altre colorazioni perché li amo e mi piacciono veramente tantissimo. Poi, altro prodotto di cui vi parlo è la palettina. Aspettate un attimino che mi pulisco la mano, che ce l'ho tutta zozza. Allora, la palettina io ne ho già una, che è la numero 1, ed è quella sui toni dello shimmer. Sono tutti toni naturali, tutti toni portabili, però shimmer. Invece questa ha alcuni toni matte, alcuni perlati, ne ha proprio due o tre perlati. Innanzitutto è molto piccola, ha la grandezza di una mano. Vi ripeto, la numero 6, questo è il l'inci, scusate la mano tremolante, eccolo l'inci. Il costo non so quanti costino, ma suppongo che costino poco, non credo ne costino tantissimo. Cioè, il suo applicatore in spugna, che io molte le degradano queste cose, ma io li adoro, li uso perché sono molto comodi. C'ha il micro specchietto, che suppongo sia inutile, a meno che non vogliate proprio guardarvi gli occhi, ma per applicare l'ombretto devo dire che è un po' anche inutile, non credo sia molto semplice da usare, anche se forse si riesce anche ad usare volendo. I toni sono questi, come vedete ci sono alcuni più usati degli altri, per esempio l'azzurro e il giallo non l'ho neanche toccati perché non sapevo neanche come usarli, io sono più per i trucchi classici. Piano piano li sto sperimentando, devo dire, sto piano piano sperimentando su me stessa, perché è la cosa migliore sperimentare, e quindi piano piano
Come vedete, l'unica cosa negativa di questa palette, di queste palette, sono ultra mega polverose. Cioè, guardate qui che polverosità appena li tocchi. I toni sono molto carini e molto pigmentati. Allora, vi faccio vedere alcuni toni che avevo prima sbocciato. Questo qua, chiaro, è il rosa qui in alto, questo. Poi c'è il bianco. Sì, che è questo. Poi c'è questo marrone bordeaux, che è questo qui. Poi questo è questo qui. O è uguale? Se no è questo qui. E poi c'è il nero, che è questo bel nero qui. Veramente molto pigmentati, sulla palpebra durano sia con il primer sia senza primer. Sono una facile sfumabilità, anche questi sono molto buoni per fissare le matite all'interno e all'esterno dell'occhio, veramente molto buoni. L'unica cosa negativa, ripeto, è che sono molto polverosi, quindi se non amate gli ombretti polverosi questi non li prendete. Però è un'ottima palettina, non pensavo che mi sarebbe piaciuta così tanto. Nonostante io ne abbia già un'altra, però sapete, qua vabbè, prima o poi sistemerò. Poi ultimo prodotto che mi hanno inviato che non trovo neanche più, ecco, è questo eyeliner perlato. Infatti è il Beauty Gay Pearl Eyeliner nella colorazione 5 Rich Mahogany, sempre se si dice così, la mia mano è sempre tremolante. Ha il pennellino sottile ma rigido, per intenderci è lo stesso pennellino del eyeliner Black Mania. È rigido, vi faccio vedere se riesco a vedere anch'io. Vedete, è rigido, quindi è molto utile, io adoro questi pennelli qua. Ed è, il tratto è questi due, il swatch, il tratto sottile e il tratto più grosso. Allora, è molto pigmentato, mi piace perché rispetto a alcuni eyeliner in gel, questo fa un tratto deciso e molto pigmentato e non a buchi come, ve ne dico uno, come il gel eyeliner di Kiko Marrone, che io non riesco a capire come cavolo non si faccia mettere benissimo. A parte è questo, non ve lo apro perché tanto lo conoscete. Allora io lo applico e a parte non sembra marrone, e soprattutto non è pigmentato proprio per niente, cioè sembra che non stia mettendo niente, non mi piace proprio per niente. Proverò a riutilizzarlo come ombretto, perché farà quella fine lì, lo utilizzerò come ombretto. Questo invece è molto pigmentato e si vede proprio che è un marrone, cioè voi lo vedete che è un marrone proprio perché è perlato, ed è veramente un ottimo prodotto, dura anche al caldo torrido, strano ma vero, ottimo ottimo ottimo. E questi sono i prodotti che mi ha mandato la Beauty UK. Devo dire che la Beauty UK è abbastanza, mi ha veramente molto sorpreso, una casa che mi ha sorpreso. Non pensavo, però mi ha sorpreso, soprattutto per gli ombretti a trio, quelli li voglio, li prenderò sicuramente, veramente, veramente tutti. E niente, questi sono i prodotti che volevo proprio recensirvi. Ultimamente non sto facendo molti video, ma ne sto caricando molti vecchi, proprio perché sto sistemando la stanza di là, è un macello, il computer poi non ho capito che cavolo gli piglia perché il mouse sta andando in tilt, cioè in tilt nel senso che non mi fa pigiare niente, e quindi ne ho approfittato e ho detto vabbè, andiamo a fare un video dato che ho un po' di tempo. Nei prossimi video faccio qualche anticipazione, tipo le news del telegiornale. Verso tipo la fine del mese di settembre arriverà una nuova collaborazione con una ragazza che sinceramente io adoro, amo, perché è una delle prime ragazze che ho sempre seguito, una delle prime ragazze che ho scoperto qui su YouTube e che, devo dire la verità, mi ha fatto incuriosire del mondo di YouTube, della cosmetica, ma ancora di più, e che mi ha invogliato ad aprire un canale. Io quando non ho nulla da fare vado sul suo canale a guardarmi tutti i video vecchi che ha e video che mi possono interessare, perché fa delle recensioni veramente ottime. Mi fido veramente del suo parere perché fa delle recensioni ottime, sono tra parentesi molto professionali,
ma anche alla portata di tutti, quindi le capisce molto facilmente e soprattutto fa vedere i prodotti nella maniera giusta. Ci sono alcune persone che fanno vedere il prodotto tipo così. E poi fa del matto, infatti a me viene nervoso perché una persona quando vuole vedere, per esempio, io sto guardando questo video perché a voi interessa un prodotto in particolare perché ve lo volete comprare. Io faccio così: io guardo il video molto attentamente per vedere il colore del prodotto com'è. E se una ragazza mi fa così, questo, e poi batte la mano, mi viene nervoso perché io voglio vedere il prodotto bene e torno anche indietro col video per vedere bene il colore. Invece no, lei è veramente molto puntuale, molto precisa, molto ferma e mi piace veramente tanto. Poi è una ragazza simpaticissima. Ma non vi dico chi è e lo scoprirete soltanto dopo. Sono cattiva. Mettiamo un po' di suspense, come la chiamo io. E niente. Niente. Diciamo che tutto qui. Il mio mondo è un po' tutto qui alle mie spalle. Spero che questo video vi sia stato d'aiuto per le cose della Beauty UK. Per invece le news sulla collaborazione lo scoprirete soltanto vivendo, soltanto dopo, soltanto vedendo come la canzoncina che non mi ricordo di quale titolo. Ringrazio tutte le ragazze che si sono iscritte perché siamo tantissime, non mi ricordo neanche più quanto siamo arrivati, 500 qualcosa. È veramente un traguardo che io dico: com'è possibile? Vi siete iscritti veramente al mio canale? È bellissimo, sono veramente molto contenta. E soprattutto ringrazio una ragazza che non mi ricordo il nome, che io ho appena scritto sotto il video della cavietta, il video il mio tesorino, il vlog del mio piccolo Bach. La ringrazio tantissimo perché mi sta facendo scoprire veramente tante cose del mio Bach e quindi la ringrazio tantissimo. Il suo ragazzo gli ha regalato una cavietta appena oggi e devo dire che sono molto contenta per lei perché aveva perso il suo piccolo Teo da un pochino, gli mancava tanto. Sono contenta che abbia una nuova cavietta perché sono degli animali veramente fantastici. Ultimamente sto passando molto tempo con la mia cavietta. Devo dire che la sto amando alla follia e si sta anche molto abituando a me, devo dire, sono molto molto contenta. Ha anche preso a mordicchiarmi e a leccarmi, quindi significa che è un buon sintomo. A parte che qualche volta mi fa la pipì addosso, ma quello ho letto che è sintomo di emozione. E quindi, essendo piccolo, comunque si abituerà. Sono molto contenta perché mi ha anche dato il nome di un prodottino che sono le vitamine, il Chebion, che io non sapevo perché purtroppo la mia cavia tende a non mangiarmi le carote e il peperone, cioè io gliele appoggio nella vaschetta, mentre l'insalata se la prende, se la tira via, il furbetto prende la carota, la allontana e se ne va. Cioè, fa proprio il furbo, è furbo lui. E quindi tendo a non mangiarmi le vitamine. Invece questa ragazza mi ha dato il nome di questo prodotto che serve per far dare un po' di vitamine ai nostri amici animali. Quindi la ringrazio di cuore e mando un enorme bacione. Spero tu stia guardando questo video. Non mi ricordo purtroppo il tuo nome, ma se riesco a capire come mettere una notazione in questo punto, metterò il tuo nome. E niente, vi saluto, vi mando un enorme bacione a tutte. Ci vediamo ai prossimi video. Sì, prossimi video, che non so quali siano. Però, vi saluto.